Il nuovo Waterfront Pescarese è un passo dal mare dal porto che parte dalla rotatoria dell'INPS e arriva fino a Via Buozzi, cambierà decisamente aspetto. 7 mesi il tempo previsto per i lavori del nuovo cantiere deciso dalla Giunta Masci e finanziato con fondi PNRR per 4 milioni e 180 mila euro. I lavori partiranno tra 6 giorni, quindi sono veramente imminenti. Con l'impresa già ci siamo incontrati e andremo a riqualificare la zona della Madonnina, rifaremo la pavimentazione, realizzeremo una nuova fontana e un grande spazio verde a ridosso della spiaggia, completeremo il Museo del Mare in modo che possa essere aperto nel 2024, sposteremo il centro delle tartarughe marine che oggi si trova ai Colli, nella zona marina, dove oggi è il mercato ittico al minuto. Un cambiamento netto che il primo cittadino annuncia con orgoglio e non di certo l'ultimo. Realizzeremo un parcheggio in mezzo al verde, realizzeremo un'altra fontana lungo il percorso e partendo dall'INPS sistemeremo la pista ciclabile e creeremo una passeggiata lungo il fiume che poi proseguirà fino alla diga foranea quando sarà pronta tutta la realizzazione del nuovo molo, perché vogliamo creare un affaccio al mare da 500 metri in mezzo all'acqua, quindi proprio dove sta la diga foranea. Pescara diventa sempre più bella grazie a questi e ad altri progetti voluti, pensati e portati avanti dall'amministrazione e questo è un fatto, ha concluso il sindaco Carlo Masci. Un processo ineludibile che trasformerà la città di Pescara, che parte proprio da questi lavori che noi andremo a fare in questi giorni. In più, ci sarà l'intervento anche della vasca B0 che farà l'aca e eliminerà definitivamente il problema dello sversamento al fiume delle acque di prima pioggia e anche lì in prospettiva creeremo una grande piazza che si affaccerà sul fiume. Insomma, Pescara si trasforma in maniera eccezionale, devo dire, perché questa città è una città che può offrire sempre di più e lo stiamo facendo con i tanti lavori che stiamo realizzando a Pescara.